Ma oggi sì, è una sconfitta che rispetto alle altre però ha avuto degli eventi diversi perché secondo me oggi i ragazzi hanno fatto una buona partita, purtroppo siamo andati sotto su un episodio molto sfortunato perché in fase di possesso abbiamo perso una palla in cui l'arbitro è intervenuto nell'azione e non ci ha permesso di ricevere la palla e abbiamo preso una sorta di ripartenza loro. E poi nel secondo tempo ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche delle occasioni. Purtroppo è un'altra sconfitta che fa male. Però, insomma, oggi secondo me i ragazzi si sono impegnati, hanno avuto un atteggiamento molto diverso rispetto alle ultime due partite. E poi dei limiti sicuramente li abbiamo, però, insomma, oggi non mi sento io di rimproverare tanto ai ragazzi. Mi è stato chiesto, diciamo, di qualche novità societaria e mi è stato chiesto di far capire che cosa è il Teramo ai giocatori perché la tifoseria non è contenta delle ultime prestazioni, dei risultati e più o meno questo. Diciamo, c'è un po' di delusione, è normale, visti i risultati e ho cercato di parlare con loro, anche se capisco comunque lo stato d'animo generale. No, principalmente ho fatto prima sfogare loro, poi ho cercato di far capire che comunque abbiamo bisogno di loro perché siamo in una situazione molto particolare di classifica societaria e secondo me se non riusciamo tutti quanti ad unirci, soprattutto squadra e curva, anche se ho fatto notare che il loro apporto non è mai mancato, però ho chiesto di continuare a tifare il Teramo e di starci vicino il più possibile perché in questo momento abbiamo bisogno ancora di più della città, del tifo, di tutti, perché siamo in un momento delicato, sia di risultati ma anche societario. Carlo, tu hai visto la partita col mister, come lo vedi? Cioè, in questo momento lo stato d'animo ovviamente non può essere dei migliori, però tu lo vedi ancora connesso a questa situazione o no? Sì, assolutamente. Oggi il mister era molto dispiaciuto perché comunque, come dicevo prima, l'episodio del primo gol è stato veramente in un momento negativo, ci è girato male anche quello. Un'entella che aveva avuto qualche situazione, ma non è che ci aveva così impensierito. Io ho contato anche delle palle importanti nostre sui calci d'angoli, ma anche Bernardotto sulla sponda di Mungo, anche nel primo tempo. Insomma, la squadra ha fatto bene, il mister è battagliero e tutti insieme dobbiamo continuare, non mollare e fare di tutto anche insomma con l'anno nuovo per uscire da questa situazione di classifica. Ecco, con la situazione difficile societaria è anche difficile parlare di calciomercato, o ci vogliamo provare a parlare di mercato? Ma sicuramente è difficile, noi abbiamo studiato con tutta l'area tecnica varie soluzioni e attendiamo, speriamo che queste festività ci portino delle novità sul futuro perché comunque è importante per agire, perché comunque il mercato è alle porte, abbiamo bisogno di novità per sapere come poter agire, quindi speriamo che queste festività ci portino un po' di novità importanti per il nostro futuro. Ma secondo me, un po', non so dare un numero, però penso che la squadra entri in campo sempre vogliosa di fare quello che deve fare, poi però nel momento negativo. Secondo me un po' di pensieri nebulosi ci sono, però questo non deve essere un alibi perché noi comunque alla fine abbiamo preso i stipendi fino a, siamo in regola e quindi diciamo oggi non si è visto. Secondo me dobbiamo essere più forti di tutto, come è accaduto anche altre squadre in passato e andare avanti.